Buongiorno, buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi siamo in partenza. Adesso vi vedo per Kanazei, perché faremo un nostro camp, ma vi spiegherò tutto tra poco. Prima mi do un'aggiustata. Voilà, adesso andiamo a fare un po' di colazione. Bella rega, vabbè, buongiorno, dai. Bestia, ma la situazione qua giù Demolente. è un de delirio. Raga, queste sono tutte le nostre robe che portiamo. Un botto di roba. Questo lo lasciamo qua. Bicicletta dentro perché non si sa mai. Oh, Heidi, sei emozionato per la partenza? Sono stragasato. No, sono contentissimo. Come ti chiami? Mi chiamo Martino. Ci hai dovuto pensare? Martino, portaci a mangiare, dai. Ok. Raga, mi è arrivato un piatto fotonico. Raga, i funghi fanno paura. Fanno paura, vero? Bro. Questo è il nostro hotel. Ragazzi, ma guardate che vista. Ci fa paura. Guardate una magia, volete vederla? Guardate. No. Molto lento. Oh. Incredibile, mi hai fulato. No, raga, è spettacolare. Qua sbatterò la testa 50 volte. Sì. Raga, siamo arrivati in camera. La camera è stupenda a dir poco. E praticamente, che cosa siamo qua a fare? Dobbiamo spiegarlo, Hyde. Tu, Hyde, che cosa sei qua a fare? Allora, io sono qua per dare il meglio di me. Ah, sei qua per dare il meglio di Sì, te. sì, 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 sì. Noi siamo qua, raga, perché praticamente c'è un camp di magia organizzato da SoK. Siamo a Kanazei, quindi una località incredibile sulle Segreta. Dolomiti, segreta Vero. 007. E siamo qua per fare un camp metà di magia e metà sportivo, cioè sarà un camp Sì, di magia magia prevalentemente. dove insegniamo i nostri effetti, facciamo spettacoli, ci sarà uno Esatto. spettacolo al giorno, lezioni ogni giorno, quindi cercherò di portarvi all'interno di questa esperienza il più possibile. Puoi chiudere questa finestra Sì. e siamo io, Hyde e Vitto, che in questo momento è in bagno perché ha l'autonomia molto bassa. Guarda che in sta camera c'è sto pezzo di metallo che me lo becco, me lo sono già beccato 50 volte, quindi la soluzione che ho optato è metterci dentro una scarpa, guarda, così, tac, così non lo becco più. Sì o no? Vito, ci fai un gioco? Ma non saprei che gioco mi faccio, bro. Dimmi una carta. Voglio il 4 di quadri. 4 di quadri. 4 di quadri, ottava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No! Fai paura! Vito, ti faccio Dai, una roba, dato che stiamo parlando di stima. Prima. Lascio una carta misteriosa in mezzo, girata al contrario. Sì. Guarda, non Vai. guardare, questa qua la lascio girata al contrario, ok? Sì. Ora tu pensi ad una carta, quella che vuoi, dimmi tu. Ce l'ho. Non il jack di fiori che è l'ultima, No, quindi quella che ok. vuoi. Sette di fiori. Guarda, ti faccio vedere che ovviamente sono tutte diverse dalla prima all'ultima e ho lasciato una carta qua, in questo Sì. punto, ma non ho lasciato una carta qualunque, ho lasciato un 10. Un E 10. se io dico D-I-E-C-I, che carta avevi pensato? 7 di fiori. Boh, Olè! non ci credo. Che culo. Sì. Sì. Ciao a tutti! Ciao! Se ci cacciano dalla cena perché siamo troppo tardi, è impossibile. Allora io e Vitto andiamo di tortellini. Forza, sì o no? Automatico. Cena fatta e adesso si va a programmare lo spettacolo Vai. perché tra mezz'ora si va in scena. Oh, Da Vinci com'è? Guarda, io sono sicuro che l'uomo prima o poi volerà. Volerà l'uomo, vero? Per forza. Andiamo a provare lo spettacolo. Raga, la sala è bellissima. Questo sarà il teatro di questi giorni e adesso dobbiamo programmare un attimino il tutto. Questo è il palco. Ci sta, figata. Ho beccato un sassolino nella scatola, sapete, cacchio. Ci ho beccato. Ostia. Ho preso. Mi sa. Ah sì. Ecco. Ho beccato.
faccio le carte e tu quando vuoi mi dici stop. Qua, per favore, conta quante carte sono, per cortesia, ad alta voce, conta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carte, perfetto, ok. Ora prendi la prima carta la quale hai preso, prendi le carte, gira la prima e ricordatela. Sì? Te la ricordi? Falla vedere anche ai tuoi vicini di banco. Perfetto, ok. E mettici la mano sopra. Ora, importante, hai scelto il 9, sì? C'è qualcuno, per esempio, che ha un libro, un mio libro? Tu hai un libro? Perfetto. Ora ti chiedo, per cortesia, di sfogliare, insomma, è il mio libro, no? Alla fine. Ok, perfetto, fermo. Dia 9, hai detto 9, sì? Che carta era quella che hai preso? 4 di fiori. Il 4 di fiori. Vai per favore a pagina 9. No. C'è scritto a tutti, faccio vedere il copio. Faccio vedere anche la copia. Pagina 9. Solo una. Tu ti ricordi che hai fatto un passo indietro? Che hai tagliato un mescolato? Che hai scelto una carta? Te la sei messa nelle mutande perché non avevi le tasche? No. Siamo in camera. Ragazzi, sono veramente devastato. Oggi è stata una giornata incredibile. Allora mescolo. Mescola. Vai. Perfetto. Ora guarda, fai attenzione. Io vado a prendere una carta. Sì. Ok, eccola qua. La mia carta segreta. La carta segreta? Esatto. Ok. Ora tu scorri le carte. Ti fermi dove vuoi, o anche con un dribble. Ok, così ti scorri, ti fermi dove vuoi, ti ricordi la carta. Ok, tu sola, mi raccomando. Vuoi vedere? Ma se vuoi sì, mi giro. Dai. Ok, chiudi, metti sopra. Così, okay. Così. Perfetto. E ora attenzione. Possibile. Grazie alla mia carta segreta, guarda, io taglio circa a caso e lascio la mia carta segreta esattamente in questo punto qua. Guarda, la mia carta segreta si è fermata esattamente qui. Yes. Ok, e da questo punto qua tu mi dirai stop e lì ci sarà la tua carta. Stop. Carta era la tua? 3 di picche. Domani lo spiego. Sì, vengo anch'io domani allora. Esatto. C'è posto? Sì, sì. Con questo vi diamo una buona notte, io e Hyde. Ciao Hyde. Notte. Baby, now let me warm you up. Oh baby, please, let me love you much. Baby. Buongiorno Ed, buongiorno Vittor. Questo non credo. Questo non credo. Colazione fatta, qua c'è lo zio Heidi che sta preparando il cubo magia. Sei una fabbrica, sei. Una fabbrica, guarda. Guarda qua roba, madonna. E in quanti possono permettersi di aprire la finestra e trovarsi questa vista? Guardate che bomba. Ci sono già alcune persone che partono per le escursioni e le robe, mentre noi ovviamente dobbiamo prepararci per la conferenza di oggi, o le conferenze di oggi. Quindi il mio obiettivo è quello di scrivere almeno un 4-5 giochi che i ragazzi possono imparare, che non ho ancora mai portato su YouTube. Quindi mi dà una mossa e soprattutto mi devo anche cambiare perché sono in pigiama. Ok, conferenza finita, vi è piaciuta? Olè! Raga, mi hanno regalato questo.
Raga, come vi chiamate voi due? Ivan e Alessio. Ivan e Alessio, ma voi vi siete messi d'accordo con la mia felpa? Cosa avete fatto? Cioè, vi rendete conto? Vabbè, salite, dai. Raga, pausa fatta. Andiamo giù a dare un po' di spettacolo tra i tavolini. Buon pranzo! Buon pranzo! Buon pranzo! Cosa state facendo? Non so io. Cosa state facendo? Io ho chiesto se mi voglio mangiare. Sto giocando. Grande, c'è! Grande! Ehi, Hyde, fai qualcosa. Lo sapete che si può? Qualunque cubo tu prendi, se lo passi anche solo, guarda. No, le gambe non riesco perché ho pantaloncini corti. Dietro di lui, guarda, stai così. Stai fermo. Sì, tu sei perfetto. Perché se ti passo il cubo dietro così. Ok, allora fai attenzione. Io ti passo le carte, vedi? Sono tutte diverse dalla prima all'ultima. Sì. E quello che devi fare è dirmi stop, vai. Stop. Questa ti piace? Vai. L'asso di quadri. Ora fai attenzione, per favore, metti l'asso di quadri rosso nel mazzo di carte blu. Così, e fai attenzione. Ok? E fai un riffle contemporaneamente a me. Uno, due, tre. E ora se tu vedi e scorri lentamente, che dici? Qui dovrebbe essere passata una carta blu. E ovviamente gira 1, 2, 3 ed è. Assi rossi e una carta scelta. Puoi per favore dirmi stop? Stop. Prendila, guardala, ricordala, falla vedere a tutti i tuoi amici. Bella. Ok? Bella. Non l'hai vista tu? No. Vai, non importa, si lascia in mezzo, si mescola. Ok? Vai. E ora attenzione, tocca un asso che non c'è niente. Ok? Guarda, basta fare così. Uno, due, tre, che una carta arriva in mezzo. Dai. Allora, i fiori. Uno, due, tre. E nel tuo mazzo rosso arrivano tre carte blu che sono ovviamente la donna e i due rassi rossi. No. Me lo son perso un po'. Fai schifo. Grande. Fai schifo. Cosa? Porca. Ma come? Grande. Questo è un giorno. Com'era? Ma ha tirato fuori lui le carte, è impossibile. No, dai, questa non è. Guarda la sua faccia, guarda la sua faccia. Schifo a filmare. Quanto bene. Dimmi stop. Stop. Prendila, ma guardala tu solo, mi raccomando, tu solo. Vai, vai, vai. Gli altri. Sì, solo tu. No, forse l'ha vista lui. L'hai vista? No. Allora metti, apri la mano e mettici il dito sopra. Non devi toccarla a nessuno, eh. Ora ho bisogno di te. Tocca una. Prendila, guardala tu solo. Forse l'ha vista. Te la ricordi però? Te la ricordi? Sì. Voi ve la ricordate? Allora metti, apri la mano e mettici il dito sopra. Dito sopra. Ora ho bisogno di te. Puoi per favore prendere una? Prendila. Dimmi se ti piace. Ti piace? Sì, sì. Ora mettici la mano, apri la mano e mettici il dito sopra, sopra. Ora fate attenzione, perché mi basta prendere una carta così, il 5 di quadri, scuoterla. Che carta era la vostra? Asso di picche. Asso di picche. No, non può essere l'asso di picche qua, quindi ora voi avete. Preferisci le donne o magari preferisci gli assi? Cosa preferisci? Le donne. C'è qualcuno bravo a copiare? Io. Non avevo dubbi, allora. No, scuola. Devi copiarmi. Vai. Ok. Sei pronto? C'è 10. Non l'hai copiato. No, va bene, dai. Okay. Adesso perché proprio bravo. No. Vediamo se sei bravo. Così? Questa qua? Mi farà un botellino. Sì. Bravo ragazza. Sei più bravo di me. Ciao tesorino. Vieni qua. Come stai? Oh shit, mi sto perdendo. Ok. È una perdita strana. Ok. No. Okay, sta male. Cosa? Sono stessa. No, lui sta male. Sono stessa. Sapete cosa sono le carte gemelle? Vabbè, ormai. Purtroppo sì. Come ti chiami? Come ti chiami? Marco. Vai Marco, facci il cane. Ciao. Possiamo fare due tiri a ping pong? Certo, vi do le racchette sanificate. Andate è vero. Su un tavolo lontano, ok. Sei pronto a perdere, Jax? Bro, ti apro a metà.
Raga, le ha vinte tutte, Vitto! Tutte! È un mostro! E dopo questa amara sconfitta, persa con Vitto, sono devastato. Andiamo a farci una doccia e prepariamo per lo spettacolo di stasera. Scusami se ti stavo rincorrendo. Oggi, ragazzi, ho una sfida per Vitto. Cioè, spero che questo che succeda. Se non succede, amen. Però, se succede, chi prende la carta più alta vince. Più alta vince, vince. Ok. E se perdi, devi strapparti la maglietta sul palco. Dai, no, cosa vuol dire? Dai, oh. Perché? Devi farlo. Devi piace, farlo. Mi piace. Mi piace? Vai. Vai, ci sta. Vai, mescola Hyde. Porca miseria. Mescola. Vai, raga, vai, vai, vai. Okay, oh, carta più alta. Create un po' di hype. Create un po' di hype. Tosta qua. Tosta. Vai, gira. Giro. Male. Oh! Vitto, Vitto, Vitto. Però dobbiamo strutturarlo bene sto effetto. Cioè non possiamo fare una cagata. No, ce l'ho già. Hai già in testa? Forzo una carta. Ok. E alla fine faccio il numero, okay. Alla fine, gran finale, ho la carta scritta sul petto. E ti strappi la maglia. Ti strappi la maglia. Strappo, bro, me la so. No. Ma tipo, sì, ci sta tipo che lo fai all'inizio, poi ti fai della roba in mezzo che non c'entra. Lo faccio all'inizio, la faccio mettere in tasca senza guardarla. Alla fine la tiro fuori, la fa vedere. Oh. Boom, esplode la carta. Esatto. Raga, si vola. Dobbiamo andare a prenderti delle magliette con le strappabili. Prendiamone un paio perché devo fare le prove per vedere se la strappo bene. No, raga, che figata. Raga, voglio fare una cosa. Voglio scendere giù per le scale, andare in mezzo ai ragazzi con le black flower e vedere se notano qualcosa. Ciao, come ti chiami? Leonardo. Ciao, Leonardo. Ma per curiosità, di che marca hai lo zaino? Mitama. Olè. Raga, hanno fatto un super striscione per Assocappa. Ma che figo. Bellissimo. Come ti chiami? Eugenia. Eugenia mi ha fatto questo capolavoro. Spettacolare. Grazie, grazie. Grazie di cuore. Cosa sono? Oh, oh, guardale là, guarda. No. Guarda, guardalo, guardalo. Guardalo, no. Oddio. Assurde. Parte grigia viene che luccica. Anche il bordino viene che luccica. Me ne prendo 8 brick. Grazie. Bravo. Raga, siamo giunti allo spettacolo finale. La vacanza sta per terminare. Sarà il più bomba di sempre. Io faccio le sabbie, Vito si strappa la maglia, Hyde fa una magia col cubo atomica. Perfetto. Fai anche proprio un ricalchino. Esatto. Poi colora tutto. Stiamo parlando. Sa quello che fa il ragazzo. Già così mi verrà via fra 20 anni sta roba. Spero di riprendere il meglio possibile questo momento, che inizierà tra 3, 2, 1. Tirala fuori, falla vedere pure a tutti. Anche a me, anche a me. Il 3 di quadri lo lascio qua, che si vede molto molto bene. Adesso voglio fare una cosa particolare. Ho bisogno del vostro aiuto, ok? E vi spiegherò che cosa dovete fare. Adesso, tutti così. Oh, un po' di musica per favore. Oh. Grandissimo applauso, signore e signori, Jeff Nobile. Baby, baby, don't be gone. I will warm you. Every day I reach out to you as a high.
acquisto. Ok, spettacolo finito, grande Vito. Spaccato tutto. Grande Hyde. È andata veramente da Dio, che figata. Crolliamo definitivamente. Buonanotte. Stasera abbiamo fatto una piccola scommessa e abbiamo deciso di l'abbiamo deciso di andare a cena nel ristorante più chic di Kanazai. Sta prenotando e dobbiamo trovare un nome idiota con cui prenotare. Sì, siamo tre adulti. Prenotiamo a nome Sbard. Facci una magia, Hyde. Allora, se vuoi, sì, ti faccio una magia che non è ancora uscita. È una roba nuova che devo, che sto facendo, che sto lavorando. Hype. La faccio vedere? Vai, facci vedere. La carico, spero, eh. Vai, vai. Allora, guarda, ti faccio vedere. Vado ad aprire un'immagine completamente bianca. Ok. Completamente bianca. Perché la trovo, l'ho scaricata prima. Ok, eccoci qua, guarda, ti faccio vedere. Ok, completamente bianca. Adesso tolgo il filtro, che sennò, ok. Aspetta, aumento la luminosità. No, è già al massimo, c'è un po' di luce. Bene, ora devi sapere che io sono negato con le monete, lo sai bene, no? Certo. Sono schifo con le monete. Però voglio provare a farti vedere una cosa con le monete. Quindi ti chiedo, già, che hai delle monete, qualsiasi moneta, 20 centi, sì, 50 centi, qualunque cosa. Se ne hai. Ne ho più di una, tiro fuori una a caso? Sì, cioè, in realtà è uguale. Cioè, vai, tiro fuori, una. Guarda, tiro fuori questa. Scegliene una tra quelle che hai. Non riesco con una mano, aspetta. Vado così, questa. Ok, ok, perfetto, ne scegli una. Sì. Aspetta, casuale ovviamente, ti chiedo di mettere la tua mano sopra. Qua sopra? Sì, sì, sopra. E concentrati sulla tua moneta, che non abbiamo, certo, mai nominato, tra l'altro. Concentrati, concentrati, concentrati. Sì. Vedrai che piano piano sotto. No! Malissimo! Sto moneta che hai scelto. Bro! Assurdo! Bro! Figo, ma vero? Che figata! Questa è una delle performance che si possono fare. Sì, sì, sì. Però mi piace un botto questa, cosa dici? Stupenda questa, veramente. Bro, geniale. Hai spaccato tutto. Fa paura. Cioè, qualunque tipo di moneta. Qualunque moneta. Qualunque moneta. Bellissimo. E non devi dire nulla, non devi fare niente. Bellissimo. È vero, non ho neanche detto un euro tipo. No, no, zero. Geniale. Strafigo. Grande Hyde. Vito, tocca a te. Guarda, Jax, ti faccio gioco con i due Jax. Oh, onesto. Onesto. Onesto, onesto. E li lascio qua così. Sì. E poi mi dici stop. Stop. Qua, questa. Sì. La guardi, la ricordi. Ok, ce l'ho. Dai, bam, ce l'ho, ce l'ho. Lascio qua, più o meno in mezzo, molto chiaramente. Sì. E adesso ti lascio il mazzo qui. Vabbè, okay, tu non puoi tenerlo naturalmente, okay, però mettici una mano sopra. Ok. Così nessuno può toccare niente, però mi basta così. E via. Bellissimo. Donna di quadri, giusto? Donna di quadri. Bellissimo. Dimmi una carta, ma proverò a fare una cosa diversa. Dimmi del solito, rispetto al solito. Dimmi una carta, quella che vuoi. Ok. Diversa. Quella che vuoi. Ti dico, che ne so, 9 di picche. Il 9 di picche. 9 di picche. Sei sicuro? 100%. Okay. Ora io non troverò il 9 di picche con le carte, okay, ma semplicemente utilizzando il cellulare. Ok. Figo. Quindi mi basta, guarda, passare la mano così, cercare di capire dove si trova il 9 di picche e trascinarlo sopra il cellulare. Mm-hmm. E nel momento in cui lascio andare il 9 di picche e tocco lo schermo, guarda, il 9 di picche appare. Wow. Figo. Hai visto che figata? Però la cosa ancora più figa sarebbe quella di prendere così il 9 di picche e renderlo. Wow. Figo, figo. Spaccato. Questo bello, è però. Bello, non me lo ricordavo sto gioco. Bello, bello, bello. Raga, ultima sera del camp. E stiamo andando a cenare nel locale più cool, più figo di Kanazai. Perché SOK ci ha offerto la cena nel locale più figo di Kanazai. Andiamo. Grande asso. Andiamo. Andiamo a vedere. Vi faremo vedere. Noi siamo vestiti sbrendoli. Guarda che robe. Però il Vito è l'unico vestito bene. Sempre, no? Sempre. Andiamo a vedere come si mangia in sto posto. È questo qua, che è praticamente un hotel. È un hotel con ristorante. Hotel con ristorante. Che è?
Bene raga, iniziamo con un piatto incredibile che Aide non può mangiare perché è allergico all'anguria. Raga, pane fatto in casa, burro e Vitto si caga addosso. Raga, questo secondo me mi farà venire l'alito pesante. È un sasso, raga. E loro, no scusa, cos'è? L'antipasto. E Aida ha preso questo, i gamberi. Bella raga, siamo arrivati al primo, che è questa roba qua, paurosa. Vada, okay. Sono curiosissimo. Iniziamo con una salsa al cioccolato. Ok. Sto volando. No, io sono su un altro pianeta, io. Crumble al cioccolato. Una salsa ai lamponi. Ma che spettacolo è. Non ho mai visto. No, neanch'io. Mascarpone. Dei lamponi disidratati. Un quadro, però. Disidratati. Dove sarà sembrato? Sì, sì. Io disegno con la sabbia di solito, no? Non niente a confronto. Questa è la nostra sfera, è piena di mascarpone e lamponi freschi. Ma dai! C'è il sorbetto al limone. Wow. Non si vuole dire della sapura. Ma dai. No, complimenti, cioè qua scatta l'applauso. Raga, la cena più assurda di sempre in realtà. Grazie a Socappa, grazie di cuore. E non c'è niente da dire. Raga, non ho mai, non mai mangiato così bene. Assurdo, veramente assurdo. Che accoglienza! Raga, ultima sera, stiamo andando giù a fare una sorta di gala clandestino come fanno in Spagna. Un'ora di magia, close up, a rotazione fin quando non ci stanchiamo. E adesso siamo super in ritardo, ma dovevamo assolutamente fare la pipì perché ci stavamo esplodendo, vero Aide? Vero? Vero. Eccoli! Le carte nere si separano dalle carte rosse. Nascoste dove nessuno. Diciamo che le carte rosse tendono sempre a stare con le carte rosse. E la stessa identica cosa, le carte nere tendono sempre a stare con le carte nere. Carte rosse con le carte rosse, carte nere con le carte nere. Guardate che cosa curiosa. Mazzetto rosso e mazzetto nero. Carta nera, carta rossa. Se io inverto i due mazzetti, basta dare un colpetto che qui passano le carte nere, completamente tutte. Se do un colpetto ovviamente qui passano le carte rosse, così passano le carte rosse. Ancora una volta, se io scambio i mazzetti, mi basta dare un colpetto che qui passano le carte nere e ovviamente nel momento in cui do il colpetto qui passano le carte rosse. Sempre e comunque. Ve lo faccio rivedere. Nera e rossa. Potrei prenderne due, dare un colpetto. Potrei prenderne due, dare un colpetto. Potrei continuare tutta la notte fino all'ultima carta. Anche l'ultima, se presa in punta di dita e scambiata, basta dare un colpo che torna nera. Raga, gala clandestino finito, è stato fighissimo, ci siamo divertiti il disastro, sono le 2 di notte, direi che è ora di andare a dormire, Aide è ancora fuori, qui c'è Vitto in mutande sul letto. Che dire, grazie a tutti i partecipanti, secondo me è stata un'esperienza fenomenale, ci siamo divertiti il disastro, credo che tutti siano rimasti felicissimi, è stata una settimana super intensa, è volata, perché è veramente volata, e vi dico, sono un po' triste che sia finita questa esperienza, mi mancheranno tutti quelli che sono venuti, tutti dal primo all'ultimo, e domani si torna a casa, quindi si parte col viaggio di ritorno. 3, 2, 1... Aspetta, facciamo la premessa. Io ci tengo a dire che il massimo di età, 17, 15 anni, quanto siamo? Io 12, 16. 16 anni? Io 12. Secondo me siete ad un livello veramente alto di magia. Grazie. Quindi volevo farvi i complimenti. Grazie. Bravi e basta. In particolar modo il primo ha fatto uno dei miei giochi preferiti. Si chiama Triple Intuition di Dani D'Orti. Leonardo Pietro Marchi. Grazie Leo. Oh!
Ciao raga, tornate! Ciao raga, bella raga! Raga, sono tristissimo. Dobbiamo andare via. Io non voglio andare via. Vi voglio tanto bene. Ciao amici. Ciao raga, sono tristissimo. È finito. È finito. Non c'è più niente da aggiungere. Più niente, abbiamo perso tutto. Ho perso tutto. È tristissimo. Abbiamo portato via tutto. È stata un'esperienza incredibile. Ci vediamo a casa. E si conclude così l'avventura dei tre fratelli. Yes. È stato bellissimo. Mancherai tu, Bob. Ci mancherà anche tu. Ciao, bro. Raga. Ciao, raga. Si conclude così. Bellissimo. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Baby, baby.